Discreta la partita di Bonetti, sappiamo che è sempre difficile ricominciare dopo anche la preparazione eseguita agli ordini di mister Rossi. Lo ripetiamo, Tavagnacco che non ha lesinato energie nemmeno durante la pausa natalizia. A differenza di molte altre formazioni, il Tavagnacco era in campo anche durante la sosta. Adesso c'è il Firenze che naturalmente tenta di imbastire azione d'attacco, chiude Tomasella per un attimo, ma è ancora Orlando in possesso di palla. Tomasella, Brutti, Baldi, palla in profondità, il colpo di testa di Rodella, chiude bene Rodella su Borghesi. Quindi Zuliani al posto di Bonetti, questa è la scelta del tecnico di Pradamano. Adesso Firenze che ha possibilità dell'azione d'attacco, attenzione con la conclusione di Benucci, anzi di Ferrati, ed è questa la prima occasione da gol del Firenze dell'intera partita. Buono il tentativo di assist da parte di Spina, ha incocciato bene sulla palla il numero 7 Gigliato, palla che è terminata sul fondo, però una buona iniziativa questa del Firenze. Giunta al 74esimo minuto del secondo tempo, adesso c'è un errore, doppio errore, da una parte Sorvillo, dall'altra Orlandi. E mister Rossi è tutt'altro che contento di quello che ha visto nell'ultima occasione. Serve grande concentrazione, ripetiamo, tutte le formazioni che giungono qui al comunale e ci siamo fatta per le big hanno un determinato obiettivo, quello in prima battuta di contenere l'avanzata del Tavagnacco e se possibile di pungere. Il risultato, ogni risultato positivo è ben accolto. Per la Graphi Studio invece c'è l'obbligo praticamente ogni sabato di portare a casa l'intera posta in palio, soprattutto in virtù dei due mezzi passi falsi della formazione di Rossi, quello nella prima giornata di campionato con il Como, il secondo a Cervia contro il Riviera di Romagna, due pareggi che pesano sul bilancio della classifica friulana. Mentre al 75esimo minuto c'è spazio anche per il numero 13 Binazzi, che prende il posto di Baldi. Concluso quindi il computo dei cambi a disposizione del tecnico Nicoli. Per il Tavagnacco due per il momento le sostituzioni. Abbiamo già detto di Brumana per Mauro al 60esimo, al 73esimo l'ingresso di Maria Zuliani al posto di Tatiana Bonetti. Quando siamo giunti ormai al 75esimo minuto nel corso della seconda frazione di gioco, Graphi Studio avanti 2-0 al gol del primo tempo di Elisa Camporese, ha risposto la rete di Brumana, qui c'era una gamba tesa da parte di Spina, con grande il contrasto di Martinelli, c'è il possesso di palla della Graphi Studio con Maria Zuliani che tenta di andare via sulla corsa a Guagna, l'entrata di Guagni. Ancora una volta il possesso di palla della Graphi Studio, Brumana, pallone per Riboldi, la conclusione di prima intenzione, ci mette i guantoni Leoni. Altra occasione per il Tavagnacco. Tavagnacco oggi senz'altro avaro di conclusioni verso lo specchio della porta, ma ci sono state almeno quattro occasioni da gol nettissime per la formazione di casa. Mentre osserviamo il numero 7 che fatica a rientrare della Firenze, sviluppi del corner, Tuttino, pallone nel mezzo, può uscire Parrini, invece diventa un assist per Camporese, la battuta respinta da Bruno, poi ancora Parrini che chiude ogni possibilità di manovra al numero 8 di casa. Rimessa laterale per il Tavagnacco. Adesso esce palla al piede Binazzi, Brutti, grande assist a seguire da parte di Brutti, avanza adesso il Firenze con Rodella, Tavagnacco che orchestra a centrocampo con tutti i difensori, poi c'è l'errore da parte di Brumana, un assist arretrato pericoloso in favore della compagna di squadra Laura Tomasella.
nulla di fatto, si riprende con la rimessa in gioco della Graffi Studio con Gioia Masia. Martinelli alza Campanile, una palla difficile, addomesticata a dovere da Brumana. Camporese, Brumana va via sul velluto, il Tavagnacco, poi manca la chiusura del doppio triangolo. Camporese, esce palla al piede, Guagni, Brutti chiude bene, ancora una volta Sorvillo. Tommasella sola, amministra bene la palla a favore di Alessia Tuttino che va via sull'asse centrale, ancora una volta Tuttino. Palla in profondità per Brumana, pallone nel mezzo e c'è il 3-0, grande gol del Tavagnacco. Grandissima manovra sull'asse Tuttino-Brumana. Sono andate via sul velluto, grandissimo gol della Graffi Studio che perviene al terzo sigillo di questa partita, 3-0. Grande manovra corale, Tavagnacco che passa sul 3-0. Firenze invece che abbandona le speranze di rimettere in sesto la partita. Ci ha provato la formazione di Nicoli soprattutto nel primo quarto d'ora del secondo tempo, poi è venuto fuori il Tavagnacco. 2-0 ad opera di Brumana, al 78esimo minuto Maria Zuliani, quindi un altro cambio che frutta subito gli effetti desiderati da parte della Graffi Studio. Avevamo detto mister Rossi ha a disposizione diverse soluzioni, non vediamo in campo Alice Parisi, il che è tutto dire sulle scelte che può fare mister Rossi. Adesso però seguiamo l'avanzata del Tavagnacco, Tavagnacco che può fare il quarto centro, peccato, pallone leggermente lungo di Penelope Riboldi, ma ci ha provato il numero 11, ora sulla fascia di sinistra. Ancora Zuliani addomestica la palla, pallone nel mezzo da parte di Martinelli. Tuttino, c'è l'assist che intendeva mettere in movimento Brumana, chiude bene Binazzi, attenzione, pallone nel mezzo, perde il feeling con la palla, Leoni è ancora buono e prova la conclusione, Masia, ed è Guagni a salvare sulla linea di porta. Peccato, ci stava il gol di Gioia Masia, non è arrivato per questione di centimetri. La Graffi Studio è ancora vicino al gol, sarebbe stato il poker servito ai danni della Firenze. Adesso Rodella, Masia, Tuttino, c'è il movimento in area di rigore, Parrini, poi la conclusione di prima intenzione da parte di Brumana. Abbondantemente a lato il tentativo del capocannoniere della stagione 2009-2010, Paola Brumana. Colpo di testa di Tuttino, adesso Gosetto si è piazzato a centrocampo, attendiamo solamente il fischio dell'arbitro Veneto. Parrini, ancora la rimessa in gioco, colpo di testa Binazzi, ma è sempre la Graffi Studio in possesso di palla, il colpo di tacco di Tuttino, carambola sugli stinchi di Ferrati. E c'è il triplice fischio, si va negli spogliatoi, applausi per la Graffi Studio che centra il primo successo del 2012, 3-0 sul Firenze. Messo a segno da Camporese, Brumana e Zuliani. Da Marco Piva e dal Gallo un saluto a tutti voi. Allora, il campionato si riapre con il successo del Verona Bardolino, Tavagnacco che vince 3-0 sul Firenze, chiediamo al tecnico azzurro Pietro Ghedin, un bel campionato che si riapre sotto il segno di tante squadre. Sì, dopo le feste natalizie qualcosa è successo, dispiace per la Torres che ha perso in questo momento, però è chiaro, il campionato si riapre, come dici bene tu, è un bene credo per il calcio italiano, è bene per tutto il movimento. Ecco, io mister una domanda gliela faccio perché... è importante il movimento, forse in questo momento il movimento del calcio femminile è quello che fa la nazionale italiana, che forse è l'unico specchio fedele di quello che è il campionato, se no c'è gran poco da vedere del calcio. No, non è vero, io devo dire che i club stanno lavorando bene, certo ci vuole forse qualcosina in più. Non è facile, capisco non è facile, i tempi sono sempre quelli, il campionato è molto spezzettato, a volte succedono delle situazioni particolari, qualche ragazzo si fa male,
Non è bello, però bisogna lottare, bisogna insistere perché solo insistendo riusciamo a fare qualcosa di buono. Se ci mettiamo sempre con le polemiche non riusciamo mai a ottenere niente, ci vuole tanta buona volontà da parte di tutti e stare molto vicini a tutti e quindi aiutarsi il più possibile. Graffistudio Tavagnacco che si impone 3-0 sul Firenze, giungono notizie dalla Sardegna importanti, il successo del Verona Bardolino sulla Torres, ne parliamo con il direttore sportivo Di Benedetto, campionato riaperto e Tavagnacco che ha fatto la sua parte in una partita difficile. Sì, a dire il vero io mi auguravo lo 0-0 perché comunque avremmo recuperato 2 punti su entrambe, però insomma ci sta, il Bardolino è una gran bella squadra, ha sempre vinto, a parte l'unica sconfitta che ha subito è stata in casa nostra, abbastanza nettamente, solo che noi abbiamo fatto 3 pari, quindi comunque campionato riaperto e va bene così, insomma. Noi oggi abbiamo fatto una buona prestazione, peccato per le solite indecisioni in fase conclusiva, quindi però un 3-0 che ci sta tutto e ci fa ben sperare per il proseguo del campionato.